erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali nell'ambito di spesa urbana. Sullo stato dei primi punti di giorni, di fronte al periodo 17-20 marzo 2012, mi ha fatto notizia di trasferimenti di servizi ricircolati di attività sanitarie e sociali ubicati in comuni di Pordenone, o comunque nel distretto urbano cui vengono erogate prestazioni semplici o complesse, comunque facendo riferimento all'ASS e o ai comuni, non all'azienda pubblica. Il tutto parere come sistemazioni provvisorie in attesa della realizzazione della città della salute, che dovrebbe poi occupare un unico sito specialistico ambulatoriale e attività di settore sanitario e sanitario sociale per la salute mentale, per le comunità consultoriali e materiali infantili, anche nei versanti riabilitativi e di integrazione socio-assistenziale, eccetera. Ciò premesso, il sottoscritto presente con questa interpellanza è stata a conoscere quali siano le determinazioni adottate in via di adozione da parte dell'azienda sanitaria sull'argomento, nonché due, il parere e intenzioni del signor sindaco, anche quale presidente dell'assemblea dei sindaci dell'ambito, e tre, quali siano gli indicatori di qualità su quali verificare l'utilità per i cittadini delle ipotetiche regolamentazioni territoriali dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali. Qualora il signor sindaco volesse fare dell'argomento di questione ottenere una sua comunicazione con tutto il prossimo consiglio comunale, e cosa affrontare i consigli di intervento di comunicazione del sindaco, interpellanti al giorno di ora che ho così interpellato, proprio perché è finalizzata l'ottenimento di informazioni delle giornate dirette ed esaustive su quanto c'è. Ringraziare per l'attenzione e i miei presenti. Fino ad oggi, dottoressa Ciavari, il dottor Giovanni Terbenzi, risponde l'assessore Romano. È una materia in divenire. Allora facciamo un passo indietro tanto per fare un po' di riassunto. Il problema nasce in due momenti. Uno, quando alla richiesta alla Regione di stralciare l'accordo di programma della Cittadella della Salute dall'ospedale di Romina, ci hanno detto di no, che l'accordo di programma deve seguire lo stesso iter. Noi avevamo chiesto una differenziazione degli accordi di programma, visto che per la Cittadella della Salute sono già messi a capitolo i soldi, ci sono 10 milioni a disposizione, uno in carico all'azienda sanitaria e uno in carico all'azienda territoriale. Avevamo anche delle progettazioni fatte, visti i problemi precedentemente assunti di locazione della Città della Salute, eravamo tornati sul sito primario, che è quello della caserma Martelli, abbiamo fatto una progettazione anche lì, una progettazione di massima, l'abbiamo presentata, in Regione hanno detto che poteva andar bene. A questo punto noi abbiamo detto vabbè, i soldi ce li abbiamo, è in carico all'azienda 6 il tutto, abbiamo il RUC che poi il dottor Biachet che è il comune, abbiamo fatto tutti i procedimenti, portate alle, dopo varie richieste siamo andati in Regione a dare le ulteriori risposte che ci avevano dato, hanno detto che tutto va bene, però alla domanda ben precisa, stralciamo l'accordo di programma, hanno detto che non è possibile e che deve seguire un percorso assieme a quello dell'ospedale di Comina. Questo è stato un primo momento in cui abbiamo avuto un attimo di riflessione e sapete benissimo che lo stanziamento in capitolo di questi denari decade il 31 dicembre di quest'anno, e quindi bisognerà creare una protezione per questi soldi messi in capitolo. La Regione perlomeno ci ha garantito che farà una manovra per mettere in sicurezza questo tema. Gli accordi erano quindi molto avanti, avevamo fatto questo secondo tipo di progettazione e bastava l'input, eravamo in grado di presentare il progetto definitivo entro il 31 dicembre 2012 in modo di non far decadere questo accordo. Le cose si sono fermate perché non avendo la possibilità di
di procedere, non sappiamo neanche dove andare, quindi è inutile fare progetti, spendere soldi di progettazione se non è stato fatto l'accordo di programma, perché se veniva fatto l'accordo di programma solo per accedere alla salute ci sarebbero stati degli indirizzi verso i quali potevamo tranquillamente dirigerci e allocare le risorse in quel punto. Questo è stato il primo problema. Il secondo problema, poi abbiamo detto, va bene, se non riusciamo a fare questo perché deve seguire un iter di questo tipo, facciamo, secondo le indicazioni date dal direttore Zanelli, la richiesta di ottenere il padiglione G e poter lavorare all'interno del padiglione G, trasferendo le strutture del servizio sanitario dell'azienda 6 territoriale, e si poteva anche allocare una parte dei nostri servizi socio-assistenziali, che poteva essere anche l'assessorato nostro, ci poteva stare in un piano. Ecco. L'idea era condivisa sia dalla parte del sanitario che dalla parte sociale, ma a una question time fatta da Piero Colussi, in regione, risponde De Anna in assenza di Tondo e dice no, non è possibile ottenere il padiglione G perché ci sono delle risorse importanti da mettere dentro per ristrutturarlo, centinaia di migliaia di euro, si prevedeva dai 200 ai 300 migliaia. Il sindaco convoca un'assemblea dei sindaci per sentire il parere dei sindaci e convoca anche il direttore del SEI Toluti, al quale viene fatto l'invito dopo una esposizione della situazione, che sarebbe opportuno comunque scegliere, è indicativo scegliere la zona proprio della fine di Montereale, della caserma Martelli, oppure della parte nord dell'ospedale di via Montereale, perché è strategica per tutto l'ambito, potrebbe essere interessante sia per gli abitanti di San Quirino, per gli abitanti di Pordenone, per gli abitanti di Porcia e gli abitanti di Rovereto. E suggeriscono al direttore della SEI di chiedere un finanziamento per poter eventualmente partire e fare un'azione di questo tipo. Il direttore dice che non ha queste competenze, che deve chiedere alla regione queste concessioni, perché lui i soldi non li ha per poter fare ciò. Nel frattempo, secondo lato, è il problema di via San Quirino. Problemi a San Quirino per questioni organizzative e di operatori, viene chiusa la sede degli amministrativi a Pordenons e è ridotta quella di Porcia, e li vengono convogliati all'interno del sede del distretto in via San Quirino. L'affollamento degli operatori messi lì assieme ad ulteriore funzioni come mediatori culturali che sono messi a disposizione per aiutare gli stranieri nella loro lingua, crea un affollamento tale, viene richiesta alla medicina del lavoro un'ispezione che dice che la sede non è adeguata per la presenza di tutte queste persone, per cui chiede che in 3 mesi venga scelta un'altra sede. In questo momento il direttore del distretto e Toluti si attivano e trovano o cercano una sede che viene trovata a livello di Villa Carinzia per trasferire gli amministrativi in Via Carinzia. C'è un problema anche contemporaneo del consultorio, che secondo alcuni progetti del sanitario doveva essere trasferito da altra parte, perché al posto del consultorio veniva trasferito il DSM previsto, perché ci fosse un'unione tra i servizi del DSM e le 24 ore, cioè mettere assieme i due servizi. Se fosse stato allocato nella palazzina del consultorio
il problema era risolto, però non si sapeva dove mettere il consultorio, così, in uno spazio adeguato. Nel primo momento parlavano di dividere il consultorio in tre parti, qua si sollevò un po' l'attenzione della popolazione di Pordenone che disse: non potete smembrare il consultorio in tre parti, dovete tenerlo unito. Per cui la scelta poi è stata fatta di portare il consultorio totalmente in via De Paoli al posto del DSM e portare assieme alla Villa Carinzia anche il centro della neuropsichiatria infantile in via Overland. A questo punto ulteriori riflessioni vengono fatte e nasce nel contempo l'idea, visto che il servizio Villa Carinzia poteva dare qualche problema per i trasporti, condizioni, eccetera, il direttore Tonutti individua una nuova sede che è il villaggio di Fanciullo. Mi scrive, in riferimento alla questione in oggetto ti informo che è intenzione di questa azienda unificare la sede amministrativa del distretto urbano attualmente frammentata fra Pordenone Sporcia e Pordenone in via San Quirino, presso il villaggio del Fanciullo, via della Comiglia 25. L'edificio messo a disposizione è idoneo e la collocazione appare baricentrica rispetto all'ambito. Inoltre l'area è servita da trasporti pubblici sia urbani che extraurbani ed è presente una mensa con la quale è possibile convenzionarsi. Nell'edificio accanto sono disponibili altri spazi che potrebbero ospitare i servizi sociali mantenendo così l'attuale integrazione sociosanitaria. Ricordo che questa azienda deve risolvere in tempi brevi la questione della sede del distretto, soprattutto per quanto riguarda gli attuali spazi occupati a Pordenone e via San Quirino per problemi sociosanitari. Io riferisco al direttore che il concetto potrebbe essere spostato, che se il destino dell'ospedale per acuti è quello di andare in periferia in comune, tanto più che l'ospedale per cronici o il distretto, la cittadella della salute, si deve spostare al centro della città. E dico di no, che non sono d'accordo a seguirlo nella sede del villaggio di Fanciullo. Questo però ci provoca dei problemi, perché 10 anni di lavoro fatto in precedenza per una integrazione tra sociale e sanitario potrebbero essere annullati soltanto per una questione di spazi di letteratura e di topografia. E qui sono costantemente in contatto per vedere se si possono trovare delle soluzioni alternative per poter restare in città, perlomeno assieme. Questo è uno, la situazione attuale dell'ultimo momento. Per quanto riguarda, approfitto e vi do anche notizia per i ragazzi della panchina. Finalmente sono riuscito a farmi mandare la lettera e mi dice: in riferimento alla questione in oggetto, ti informo che in accordo con il direttore del Dipartimento delle Dipendenze, dottoressa Savion, i fondi destinati all'acquisto di una sede per l'associazione dei ragazzi della panchina verranno utilizzati per ampliare il fabbricato in via interna, attualmente sede del servizio, per le dipendenze dell'area urbana. Ultimato tale ampliamento vi sarà accolta la sede dell'associazione. Con la presente chiedo la collaborazione del Comune per trovare una sede provvisoria per l'associazione fino all'ultimazione dei lavori. Noi abbiamo già promesso una parte dell'asilo della via Selvatico, i nostri tecnici sono già in fase di studio delle cose più attuative, insomma delle servitù, delle utenze, no? E poi decideremo un contratto di da fare con o l'azienda sanitaria, noi pensavamo con l'azienda sanitaria per come era per prima in Viale Grigoletti. Tra i ragazzi della panchina, che è un'associazione ONLUS, e l'azienda sanitaria, noi preferivamo fare l'accordo con l'azienda sanitaria anche perché fosse complice in questo percorso di un anno e mezzo che ci hanno dato di attesa per la costruzione di questa parte. Ecco, queste sono le informazioni che ho.
l'assessore Romor ha dato una lunga ed ampia cronistoria di quello che è accaduto, e mentre lui diceva sulla espressione di tutti, diciamo, si leggeva, ma io riuscivo a leggere: mamma in che manchi siamo finiti, non assolutamente per la posizione dell'amministrazione comunale, alla quale va dato che ha delle proposte concrete che sono condivisibili e che sono apprezzate. Diceva un ragazzo di qualche anno fa che se non sai dove vuoi andare, finisci sempre da un'altra parte. E questo io penso che potremmo collocarlo nella testa di chi guida l'azienda sanitaria pordenonese, nominato sindaco peraltro senza mandato dalla regione, e questo sono uno degli effetti del senza mandato, quando degli quadri dura quattro pagine di mandato, un direttore di distretto nominato senza mandato perché poi non è aiutato a scegliere cosa deve fare da scegliere, però volevo dirle che era molto importante quello che l'ha detto e che l'ha ampliato anche ai ragazzi della cantina. Allora io vorrei chiedere, se fosse possibile, che la risposta a questa, scusi, se la interruzione a questa sua risposta potesse prevedere anche, se è possibile, un intervento di altri consiglieri, per cui magari in apertura del prossimo consiglio il sindaco che ne ha la facoltà fa propria l'impegno di parlare di questo argomento, quello che lei ha detto diventa per noi bagaglio informativo, e magari allora potremo parlare a tutti, sia sulla parte di sede di distretto che anche ragazzi della panchina, in modo che il Consiglio Comunale possa svolgere il suo ruolo di interlocuzione e non possa tutto finirsi a una risposta di soddisfatto e insoddisfatto a una interrogazione che lei ha, per dire, ampiamente utilizzata, che se poi si può dire delle cose non è meglio dirle quando tutti quanti possono partecipare. Signor Presidente, posso dire una cosa? Ma vista la complessità di questa...